Stiamo andando a prendere i fratellini al pulmino, vero? Mi guardi? Dove sei? Ciao! Di un po', buongiorno! Dillo buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Brava! Sì? Pia è una bimba però. Gli snack oppure i cracker? Perché se prendiamo gli snack sono finiti, se prendiamo i cracker... Adesso guarda. Arrivo. Ma quali sono? Questi? Oh, che trovano... Sì, questi. A Sabrina non gli piace. Ma se io ho chiesto, piacciono a tutti? Oh sì, quelli sì. Ok. Io adoro questi qua, sono molto felice. Ecco, a me Bocotti, mangia le piante. Bocotti, a me mangia le. Sì, ma adesso non si possono mangiare, poi li mangio. Ma questi sono nuovi, io non li avevo mai visti. Io voglio mangiare. Ti do il ciò. Io mangio letto. Se mangia letto. No, cosa fai? Qui li prendiamo, va bene. Però non li aprire. No, prendiamo anche quelli. Prendili, prendili. Prendili. Però non li aprire, ok? No, non li aprire. Li metto qua dietro. No, dopo. Poi quando li abbiamo pagati li mangi, va bene? Basta, basta, forse per te compreremo tutto. No, adesso no. Poi però la prendo, va bene? Magari per il mio compleanno, così io non la mangio. Cosa c'è? Cosa c'è, uffa? Mangiare Coca-Cola. Vuoi mangiare qualcosa? No, non mangi niente. Devo passare qui. Allora, siamo arrivati a casa e adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, una confezione di tè al limone, quello nei bricchetti da 200 ml e uno alla pesca. Questi yogurt con 0,1% di grassi, che c'è pesca, ananas, frutti di bosco e fragola. Questi che sono normali, cremosi, sono nocciola, vaniglia, stracciatella e pistacchio. Poi questi qua, yogurt intero alla frutta, ciliegia, banana, fragola, limone. Poi questi dolcettini che sono pasticceria artigianale senza glutine. E questo qui è un tiramisù. Qui c'è scritto trancetto tiramisù. E invece questo qui è un pan di Spagna con crema pasticcera e... C'è scritto pasticcino, crema pasticcera. Ne ho preso uno per uno e poi ho preso 6 di questi yogurt interi alla banana con confetti di cioccolato e 6 alla fragola. E poi una confezione di Scottex. Adesso prendo il resto e ve lo faccio vedere. Poi gli snack farciti, questi qui con arancia. 8 confezioni di fiocchi di latte, e, 4 confezioni di pomodorini, una confezione di lamponi che erano in offerta, valeriana 2 pacchetti e mozzarella, queste qui da 4, 2 pacchi. No, tu ci sei già mangiato da qua. Poi, questi cracker dolci con frutti di bosco. Yogurt greco, per me Maurizio, ho preso fragola, caffè per Maurizio, vaniglia e cocco per me, 6 pacchi di pan bauletto integrale,
un pacco di questo pane, ciabatte penso, no, morbidelli, poi un pacchetto di polpette di soia, 10 pomodori, 4 confezioni di cheeseburger con erba cipollina, questa iceberg con carote a julienne e poi 5 di ciliegine di mozzarella. Poi i crepe e wafer, questi qui multipacchetto. Poi mascherine per Giada, ho preso queste qui, sono fatte così. Poi ho provato a prendere il latte d'avena dell'Amo Essere Biologico, queste spaccatelle a 1,15 euro, cotolette di soia, biscotti e cereali con crema allo yogurt, i biscotti, questi qui al gusto vaniglia che hanno già mangiato in macchina, e poi questo pane integrale. Per finire, 2 cavolfiori, un pacchetto di mele e una cassetta di bottigliette d'acqua. Questo è tutto, adesso vi lascio lo scontrino e poi ci vediamo dopo, vi faccio vedere cosa mangiamo per cena stasera. Allora, buongiorno, oggi è il giorno dopo, poi ieri sera mi sono dimenticata di farvi vedere quello che abbiamo mangiato, perché sembra che fusa. Comunque abbiamo mangiato io la cotoletta di soia con insalata e pomodori e gli altri invece sempre insalata e pomodori però con l'hamburger. Ieri ho lavato i capelli e adesso ce l'ho peggio che prima, ma vabbè, me lo sono puliti. E stamattina volevo farvi vedere che siccome c'era il gatto fuori, per evitare che scappasse l'abbiamo portato con noi a portare Giorgia, solo che ho lasciato il telefono a casa e quindi non ve l'ho potuto far vedere. Comunque Pia, l'abbiamo portato con noi a portare Giorgia. Pia sta mangiando lo yogurt, questi qui delle Urspin che vi ho fatto vedere nella spesa. E adesso devo decidere solo cosa mangiare da colazione, poi ci aspetta. Dovrei stirare stamattina, non ne ho voglia, ma adesso vedo un attimo. Ci sono tante cose che dovrei fare, dovrei anche stendere. Adesso vediamo un attimo. Comunque, e boh, vediamo cosa riesco a fare. E poi cos'è che vi volevo dire? Ah, oggi Giorgia va a fare il tampone, sempre quello lì per lo screening che stanno facendo a scuola. E hanno detto che sarà fino a luglio, quindi lo farà ancora anche a giugno e a luglio. Va bene, alla fine una volta al mese. Mamma. Adesso devo decidere cosa mangiare io per colazione. Volevo mangiare lo yogurt, ma non è che mi va tanto così di prima mattina, perciò probabilmente prenderò il pane con la marmellata. Sì, farò così. E poi un bicchiere di latte di avena, che devo dire che questo qui della Lidl è buono. Ieri avete visto, ho provato a prendere anche quello dell'Eurospin, così vedo se mi piace. E poi vi faccio sapere. Quello del Lidl è buonissimo. E buon, quindi adesso vado a far colazione anch'io, se no viene tardi, poi non riesco a fare niente.
Dopo aver fatto la lavatoviglie, perché la sera non ero riuscita, sono andata a sistemare un pochettino qua e là nella cucina. Purtroppo in quest'ultimo periodo Pia è un po' più noiosetta del solito, quindi magari non dorme di giorno, oppure magari dorme un po' la mattina, e quindi mi devo fermare per darle la tetta. In questa mattina particolare siamo state fino alle 10 e abbiamo portato Giorgia. Quando siamo tornate a casa, quindi verso le 8:05, questo è stato fino alle 10, ferma sul divano perché lei, dopo aver fatto colazione, ha voluto la tetta e non c'era verso di metterla giù. E quindi poi ho cercato di fare più che potevo. Nel mentre che davo una sistemata, ho preparato anche il pranzo, sia per Maurizio, che è passato a prenderlo, sia per Gabriele, che è per noi, che per i bambini, che per me. E come vedrete, ho fatto diverse preparazioni, cioè la preparazione in realtà era unica perché era la pasta fredda con pomodorini e mozzarelline. Però Maurizio l'ho messo in un contenitore, poi a Gabriele in un'altra ciotolina, le mie in un'altra ciotolina e quella per i bambini in altri due contenitori. È piaciuta molto, l'hanno mangiata tutta, invece di condirla con l'olio l'abbiamo condita con una bustina di salsa di soia e basta. E questo è stato il nostro pranzo. Allora, spesa finita. Questa volta ho provato, siccome ho dimenticato le borse, ho preso queste di carta, così poi le riciclo per la carta a casa. E niente, lì ci sono Giada e Pia. Ciao. Sabrina è andata a posare il carrello. E poi andiamo, dove andiamo? A casa. Ok, cosa facciamo? Mangiamo? No. Non facciamo la merenda? Sì, facciamo la merenda. È arrivata la signorina Sabrina, quindi ciao. Adesso partiamo. Ciao. Vai qui, qui, qui. Eccola lì, la nostra spesa, e andiamo. Il cielo prima era bello azzurro, sole, adesso invece è nuvole, brutte. E laggiù vedete è nero. Ieri un po' ha piovuto, ha fatto qualche goccia. Allora, andiamo, siamo tornate a casa. E adesso vi faccio vedere quello che abbiamo comprato oggi all'Eurospin. Allora, ho preso una confezione di 6 ricoperti con panna fresca, due confezioni di tè al limone e 2 alla pesca, e poi ho preso 12 bottigliette alla pesca e 9 al limone, una confezione di 8 mini stecchi assortiti, 8 primo sale, poi il detersivo per la lavastoviglie,
Il disinfettante ne ho presi due. Bocconcini in salsa di pollo e tacchino per i cani ne ho presi due. Sale grosso 2. Ho provato a prendere questi crauti Val d'Adige, che non ne avevo mai provati. Queste tortine al pistacchio per Maurizio e Gabriele. Due mozzarelle, due pacchi di mozzarelle. E poi due pacchi di assorbenti ultra alinotte. Poi snack ripieno con formaggio. E gli snack salmone trota e aringhe, yogurt greco, mirtilli e caffè per Maurizio, conchigliette rigate, non da mettere nella minestra ma anche da fargliela come pasta fredda. Per me ho preso 4 pacchi di penne integrali perché erano in offerta, polpette di soia, una rete di limoni, poi ho trovato il latte concentrato. E l'ho voluto prendere per farci qualche sfiziosità. Di pomodorini ne abbiamo presi 2 e poi un sacco di patate da 4 kg. Poi 3 buste di fagiolini verdi, 2 di pennette rigate, 3 di uova. Ho dovuto prendere queste qui granny. Confezione da 6 perché non c'erano le altre. Poi altro yogurt greco, fragola, caffè, pesca, vaniglia, cocco. Vaniglia e cocco sono per me, invece gli altri sono per Maurizio. Poi 2 pacchi di spaghetti integrali, mascherine monouso, queste qui grandi per Manuel, Gabriele e Giorgia. Abbiamo trovato le codette, allora da mettere sopra ai muffin gliel'ho prese, tutte colorate. 2 pacchi di farfalle integrali, un altro di polpette di soia, fazzoletti, questi qui delicati, confezione da 18. E poi le gocce di cioccolato, che purtroppo non sono senza glutine, però anche queste qua da mettere sopra ai muffin, così da cambiare, da non farli sempre uguali, io direttamente dentro l'impasto gliel'ho prese. Poi 2 pacchi di questi ultra giorno, così semplici senza ali. Funghi champignon ne ho presi 4. Altre 2 penne rigate integrali. Snack pollo tacchino e fegato per il micino. Conchigliette rigate, ce n'è un'altra confezione. Pia ha scelto questi stuzzichini gusto bacon, 2 pacchi di sedanini rigati, un pacco di fusilli da 1 kg, 2 pacchi di mezze penne rigate e 15 zucchine. 15 zucchine. Dove mettiamo le 15 zucchine? Poi pennette rigate, l'altro pacchetto, una quindicina di pomodori. 4 salsa al pomodoro con verdure, veramente buonissima. E quando si è di fretta, soprattutto a pranzo, così è comodissimo. Poi per il gatto abbiamo preso manzo, selvaggina, pesce e pollo e tacchino. Un aceto di vino rosso, questo qui normale. Per il cane, 2 di manzo. Olio di oliva che era in offerta. Ho provato a prendere questo arancia rossa, 65% frutta senza zuccheri aggiunti, biscottini ripieni con pollo per il cane che erano in offerta a 1 euro, 4 confezioni di hamburger di tacchino con rosmarino e poi 2 sacchetti di anelli gusto pizza che vi faccio vedere sono senza glutine, per quello le abbiamo prese. E per finire 6 di fagioli Red Kidney, 6 fagioli bianchi di Spagna, 6 fagioli Barlotti, 6 piselli fini, 6 fagioli cannellini, 6 ceci. Poi abbiamo preso dei gelati, abbiamo preso queste qui, barrette, panna e cocco. Senza glutine ho preso 4 coni alla pana e ah sì, alla pana. Alla panna. E 6 biscotti gelato alla vaniglia,
Poi ho preso anche i biscottini per loro, alla vaniglia, e le barrette panna e mu. Gli altri ve l'ho già fatti vedere. E poi ho preso una confezione di filetti di merluzzo sudafricano. Per la spesa è tutto, vi ho fatto vedere tutto quanto. Come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se qualche prodotto voi l'avete già provato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ovviamente adesso vi lascerò lo scontrino e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love.